Ovviamente ci dispiace molto, auguriamo a Adriano di rimettersi subito, presto. Siamo abituati, insomma, nonostante la sua età, a vederlo sempre scorazzare velocemente nel parco, quindi insomma, ci aspettiamo di vederlo presto di nuovo con noi. E certo, insomma, un pezzettino a questo incontro ci manca. Avevamo voluto invitare Adriano in modo introduttivo perché, come diciamo sempre, non si può capire quali siano le ragioni per cui continuiamo a fare una battaglia sull'utilizzo del Santa Maria della Pietà se non si capisce che cosa in questo luogo è accaduto, sia in termini di disperazione, di oppressione, di esclusione sociale nella storia del manicomio, ma anche e soprattutto nella grande epopea della battaglia che in nome dei valori, dei principi promossi da Franco Basaglia e da tanti come lui si è fatta in questo luogo. Adriano, per chi non lo conoscesse, è colui che nelle immagini dell'abbattimento delle reti del padiglione 16 nel 1974 è in prima linea ad abbattere le reti e poi, insomma, ci ha raccontato la storia sua e di questo luogo in varie forme, attraverso un libro, attraverso tante, tante, tante volte in cui ci ha raccontato di questo luogo. Rispetto a quando abbiamo pensato di fare questo incontro all'interno della nostra festa, abbiamo appreso una notizia nuova che mettiamo a disposizione della conoscenza dei rappresentanti istituzionali e del pubblico, ma sulla quale non vogliamo più di tanto approfondire la discussione in questo dibattito. La notizia è che l'ASL RME, dopo aver ripetutamente presentato denunce nei confronti della nostra esperienza, dell'esperienza del Padiglione 31, in particolare della persona del Presidente, che sarebbe colui che vi sta parlando, secondo la regola che a forza di presentare le denunce, però poi un giudice che ti dà ragione lo trovi, alla terza volta, dopo due assoluzioni, la Corte d'Appello di Roma ha condannato il presidente dell'associazione Ex Lavanderia a 4 mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali per 3.700 euro e a un risarcimento danni da definire in sede civile che, se dovesse essere quella che la ASL ha chiesto, che l'ASL RME ha chiesto, si tratterebbe di euro 100.000. Bene, noi ovviamente abbiamo presentato appello, i tempi saranno lunghi, ci sarà da vedere. Contemporaneamente abbiamo lanciato un appello pubblico rivolto alla Regione Lazio perché la vicenda del Santa Maria della Pietà sia una vicenda che si risolva in sede politica e non nelle aule dei tribunali. Ricordo e ricordiamo che questa denuncia per cui è arrivata la condanna è stata una denuncia presentata dal direttore Pietro Grasso della ASL RME nel 2006, mentre si stava discutendo del protocollo d'intesa e negli stessi anni in cui l'allora giunta regionale, che era una giunta di centrosinistra, dichiarava in atti di indirizzo la volontà di salvaguardare questa esperienza e di tutelarla. Bene, però ecco, non vogliamo che questo dibattito abbia questo come centro della discussione. Non ci va di concentrarci solo su noi stessi, ci mobiliteremo su questo, ma oggi vogliamo ancora una volta, per l'ennesima volta, parlare del Santa Maria della Pietà. Per 17 anni alcuni di noi hanno perseguito un'idea, l'ex manicomio di Roma, centro storico del municipio, polo culturale, polo aggregativo, motore di produzione e autoproduzione culturale, luogo di espressione dell'identità locale e di apertura verso il mondo. Le cose non sono andate in questo modo, non sono andate come speravamo. Forse senza la nostra battaglia e la battaglia di tanti sarebbero state peggiori, ma il Santa Maria della Pietà non è neanche in parte ciò che avevamo immaginato. La giunta Storace, coerentemente con i propri principi ed obiettivi, ha perseguito la sanitarizzazione di questo comprensorio. La giunta Marrazzo e quella Veltroni, nell'incoerenza più assoluta con i principi e gli obiettivi dichiarati, hanno proseguito nella medesima opera, portandola quasi a termine. Le giunte Polverini ed Alemanno hanno semplicemente rinunciato a qualsiasi azione, pensiero e parola. Il Santa Maria della Pietà è quindi
oggi uno spezzatino, un abbozzo di ospedale, un pezzo di abbandono e una mancanza assoluta di qualsiasi dimensione di progetto. Ma noi proviamo a ripartire da qui con ostinazione e pazienza. Perché la discussione sia utile, dobbiamo evitare due rischi, i due demoni che abbiamo affrontato quando ci siamo rapportati alle istituzioni locali e alla politica. Primo, la posizione del vorrei ma non posso, quella del realismo, della concretezza, del richiamo alle condizioni materiali, quella che passa attraverso il ritornello consueto del non ci sono risorse. Noi rivendichiamo come ogni proposta fatta in questi 17 anni sia stata motivata, concreta, possibile, praticabile, fornita di dati e di elementi concreti. Ne è prova quella delibera d'iniziativa popolare che nel 2003 proponeva l'acquisizione comunale, indicava in scambi e permute la via maestra. Ma ne prova anche il fallimento del polo universitario e la vicenda degli ostelli, che attestano invece ben altra credibilità nell'operato delle istituzioni che al realismo si appellavano. Secondo demone, secondo rischio, forse ancora più pericoloso, vagheggiare oggi nuovi progetti complessivi che riaprano la discussione sull'intero comprensorio, che promuovano grandi progetti organici di grande respiro, magari la riproposizione di grandi discussioni partecipative e tavoli e workshop. Questo era all'ordine del giorno, era possibile, era giusto fare in un'altra epoca, quando chi poteva decidere invece ha scelto altro, ha scelto lo spezzatino e ha deciso che l'ASL RME poteva disporre senza regole, fuori dalle regole, contro le regole di ogni padiglione, rinunciando alla pianificazione urbana e trattando il Santa Maria della Pietà come un piatto da spartire. Il danno è stato in gran parte fatto, non si può ripartire da capo. Oggi si tratta di salvare il salvabile, di restituire almeno in parte il mal tolto, fare presto e subito qualcosa. La politica si è presa la facoltà di scegliere senza sentire niente e nessuno. Oggi si dovrebbe assumere la responsabilità di scegliere recuperando gli errori e i disastri. Come sapete, abbiamo contestato il protocollo d'intesa del 2007, quel regalo fatto all'ASL RME di 18 padiglioni senza alcuna contropartita. L'abbiamo contestato. Oggi diciamo realisticamente che da quel protocollo bisogna partire, ripartire. Non siamo pazzi, non abbiamo cambiato idea, ma sappiamo che gli esiti sul Santa Maria della Pietà, ciò che sta accadendo, è forse peggiore della peggiore possibile applicazione di quel protocollo. Mi voglio soffermare su uno degli aspetti. Nel protocollo c'era scritto che le strutture sanitarie al Santa Maria della Pietà non potessero comprendere strutture di carattere psichiatrico residenziale. E qui c'è il nodo cruciale del conflitto che ha attraversato questi anni. Questo luogo non è un luogo qualsiasi. Chi ha pensato questo ha fatto danni. Questo luogo è un luogo con una storia, con una memoria, con un valore, con delle storie umane, personali, individuali e collettive che lo hanno attraversato. Pensare l'utilizzo di questo spazio senza immaginare questo significa fare una follia. Ebbene, dopo tanti anni, quando un cittadino, magari anche moderatamente sensibile, ci dice che c'è di male se i pazienti psichiatrici vengono qui in mezzo all'aria buona, in un posto ameno e tutto sommato messo bene, quando ci dicono questo, noi pensiamo che la cultura manicomiale stia riemergendo, stia rivincendo. Perché guardate che il manicomio non è stato costruito pensando al male, il manicomio è stato costruito perché qui c'era l'aria buona e perché mettere insieme gli alcolisti, i matti, i disagiati, gli orfani in questo luogo era un modo comodo, strutturalmente, organizzativamente, materialmente molto, molto efficace ed efficiente. Ma di questo non ha responsabilità quel cittadino, di questo ha responsabilità chi invece sapeva, chi conosceva, chi aveva cultura e potenzialità per poter capire, ma ha scelto altro, non perché non sapesse di questo, ma semplicemente perché era conveniente per altri motivi lasciare che alcune cose accadessero. Bene, oggi noi diciamo, prima azione, riportare le strutture psichiatriche e residenziali fuori dal Santa Maria della Pietà, perché così dice il buonsenso e perché così dice la legge. Due, quanti padiglioni dovrà gestire l'ASL e su quali e quanti padiglioni invece si potrà investire in un progetto culturale di riutilizzo? I padiglioni che il protocollo d'intesa ha
affida alla ASL sono 18. L'ASL che avrebbe dovuto restituire i finanziamenti del Giubileo per aver violato la legge che li metteva in campo, ha utilizzato a suo piacimento un patrimonio su cui altri, regione e comune, avrebbero dovuto e potuto dire la propria. Ha gestito male risorse pubbliche e beni comuni. Ci sembra che per tutto questo 18 padiglioni in regalo possano bastare. Questo è il primo cambiamento che vi chiediamo. L'ASL RME può avere dei vincoli e dei limiti, quelli di norma e di legge innanzitutto, e poi quelli di pari dignità fra istituzioni pubbliche. Deve finire l'assurda logica per cui l'ASL RME è pubblica quando si tratta di dare e diventa privata quando si tratta di ricevere. Se il direttore del DSM, tanto per fare un esempio, ritiene di avere la titolarità di concedere il padiglione 19 a un soggetto qualsiasi che sia, anche fosse per usi buoni e positivi, c'è bisogno che qualcuno gli dica: caro direttore, lei di quel padiglione non ha titolarità. Ha 18 padiglioni in cui la sua azienda può gestire i progetti che crede opportuni. L'ostello, quindi. 400 posti realizzati nel 2000, un vincolo d'uso, un potenziale di entrata per le casse pubbliche, un'occasione di valorizzazione turistica, economica per tutto il quartiere e il municipio. Qualcuno un giorno forse riuscirà a spiegare come sia stato possibile smantellare quello che sarebbe oggi l'unico ostello della gioventù nella capitale d'Italia, a Roma. Come si è potuto permettere che gli arredi sparissero, che i tramezzi fossero abbattuti a 2 anni dalla loro realizzazione? Oggi si deve dichiarare che se a Roma necessita di ostelli della gioventù, il primo è al Santa Maria della Pietà, in quei padiglioni ristrutturati, e che la ASL sposti i servizi in quei padiglioni che le competono. Il padiglione 28, la mensa, è stato regalato per 7 anni a società immobiliari e entità private. Sottratto nel 2004 alla cooperazione integrata, ad esse ritorni subito, si può fare. La Regione può e deve assegnarla alla cooperazione integrata per farne quel servizio di ristorazione che ad esempio nel programma municipale della maggioranza si fa riferimento. Perché la cooperazione integrata è il modo giusto in cui chi ha un disagio può riappropriarsi del Santa Maria della Pietà non come ricoverato ma come lavoratore cittadino. Il parco va difeso e curato, recuperando la convenzione scaduta nel 2008 colpevolmente, riaffidandone gestione e controllo al Comune di Roma, fosse solo perché il Comune di Roma oggi non si capisce perché ne garantisce la manutenzione senza alcuna contropartita di gestione da parte della ASL. Il parco del Santa Maria della Pietà può diventare pedonale subito. Per anni ci hanno risposto, prima Milioni e prima di lui la Zara, che per fare pedonale questo parco bisognava realizzare il parcheggio esterno al Santa Maria. È una baggianata. A 30 metri da quell'area, che fra l'altro fu ristrutturata nel 2000 e in 2 anni si è ridotta in forme impraticabili, a 30 metri da quell'area c'è l'area del mercato domenicale di Montemario, un'area asfaltata, recintata, vuota, disponibile per poter parcheggiare le automobili immediatamente. Perché non si fa? Non c'è un perché. Allora la domanda è un'altra: c'è un soggetto politico istituzionale che sia in grado di affrontare i dipendenti del municipio, i dipendenti della ASL, che purtroppo, non per loro colpa, si sono abituati a pensare e immaginare che sia un diritto inalienabile della persona, come l'habeas corpus, quello di parcheggiare esattamente sotto il portone del posto di lavoro. E così, sto concludendo Andrea, e così pensiamo che la navetta elettrica che fu annunciata con manifesti pubblici appesi in tutto il quartiere, la navetta elettrica che avrebbe dovuto collegare il parcheggio, che si può fare da domani, con il Santa Maria della Pietà, fu annunciata, c'era il numero, se non ricordo male, il 914, fu annunciata con foto e manifesti nel 2007. Dov'è questa navetta? Perché non si può riprendere in mano, visto che fu fatta la segnaletica orizzontale, proprio perché altrimenti non sarebbe potuta venire la navetta elettrica? Questo si può fare immediatamente, altrimenti parlare di diritto alla pedonalità, alla ciclabilità, alla mobilità sostenibile, al diritto degli esseri viventi non umani, parlare di tutto questo quando si entra al Parco del Santa Maria della Pietà diventa quasi un paradosso. Bene, i padiglioni che responsabilmente e colpevolmente
la ASL non ha messo a disposizione dell'Università La Sapienza e che per questo, probabilmente anche per altri motivi, ma per questo ufficialmente l'Università La Sapienza ha rinunciato a investire sul Santa Maria Pietà, quei padiglioni che la ASL non ha restituito non vuol dire che adesso se li può tenere. Quei padiglioni per il protocollo d'intesa, per i vincoli regionali, devono essere lasciati dall'ASLRM. Lasciati a cosa? Noi pensiamo che in quella piccola porzione di Santa Maria della Pietà si possa realizzare un pezzetto di quel progetto di utilizzo culturale che abbiamo immaginato nel 96 e che abbiamo continuato a immaginare per questi anni. Anche perché se nei programmi elettorali c'è scritto che si vogliono fare teatri di cintura, spazi di aggregazione per giovani, spazi di aggregazione per anziani, non ci si può rispondere oggi, per esempio, che non ci sono risorse. Se non c'erano le risorse non si sarebbero dovute mettere queste cose nei programmi. Se si sono messe nei programmi vuol dire che le risorse si pensava di poterle trovare. E allora troviamole per utilizzare questo pezzo di Santa Maria della Pietà. Noi vogliamo dire una cosa alle rappresentanze istituzionali. Dopo tanti anni sul Santa Maria della Pietà sono rimaste in campo due ipotesi. Una è quella promossa dall'ASL RME e una è quella promossa dall'Associazione Ex Lavanderia. L'ASL RME ha un'ipotesi precisa, a me tutto il Santa Maria della Pietà per farne una cittadella sanitaria. E ci viene da chiedere, soprattutto ai rappresentanti del municipio, quale senso avrebbe l'istituzione di prossimità, il municipio, il luogo identitario, civico, istituzionale, centro del municipio in mezzo a un ospedale. L'altra ipotesi è quella dell'associazione Ex Lavanderia. Non è un'ipotesi che ci siamo immaginati a tavolino, che abbiamo pensato così, tanto perché ci piaceva, un po' come esercizio di stile di molti, quello di immaginare per il Santa Maria ciò che gli piacerebbe. E allora chi si occupa di agricoltura ci immagina il polo agricolo, chi si occupa di sport il polo sportivo, chi gli piacciono le automobili ci immagina l'autodromo di Formula 1. No, noi abbiamo raccolto quello che su questo luogo è stato immaginato, progettato per tanti anni e da tanti. Abbiamo ricostruito quello che c'era nel progetto del coordinamento Città Ideale, nella proposta di delibera di iniziativa popolare, nei tanti e tanti e tanti momenti di partecipazione che abbiamo costruito su questo luogo. E in fondo, questo lo voglio dire ai rappresentanti del centro-sinistra, abbiamo anche raccolto, in fondo, sintetizzato ciò che è scritto nelle mozioni, negli atti di indirizzo, negli ordini del giorno, nei programmi elettorali, in tutti quegli atti che non hanno avuto riscontro materiale, ma che se messi insieme producono qualcosa di molto simile a quello che noi diciamo. Ebbene, oggi non è più il tempo di tirare fuori altre ipotesi originarie e vogliamo dire con grande simpatia al Movimento 5 Stelle, con voi condividiamo molte cose, la necessità della trasparenza, il rinnovamento della politica, l'idea che il nostro sistema democratico è di fronte a una crisi irreversibile. Con voi condividiamo pratiche e aspirazioni a una nuova stagione di impegno sociale, ma qui al Santa Maria della Pietà si misura una cosa importante, la vostra capacità di ascolto delle istanze. Ve lo diciamo con sincerità, il vostro programma sul Santa Maria della Pietà è generico, astratto, dice cose apparentemente condivisibili ma che alla fine non entrano nel merito di nulla e non dicono nulla. Crediamo che voi invece abbiate una grande occasione, proprio perché siete una forza politica nuova, quella di essere davvero portavoce non solo dei vostri attivisti, ma portavoce soprattutto delle storie e delle esperienze che nascono anche prima di voi. Perché sì, sarà giusto che si deve cambiare, innovare linguaggi, abbandonare vecchi schemi, cambiare tutto, ma ciò non può e non deve significare che si possa spingere il tasto reset della storia. Questo territorio che voi anche intendete rappresentare è fatto di percorsi lunghi, faticosi, complessi. Vi chiediamo di essere portavoce anche di questi, di lasciarvi attraversare, di assumere come vostre battaglie che altri hanno iniziato. Non c'è davvero niente da inventare sul Santa Maria della Pietà. E mi rivolgo al Presidente Barletta. Noi pensiamo di aver espresso in questi anni una battaglia civile, una pratica non violenta per tentare di raggiungere degli obiettivi che potessero avere un senso positivo per la gente, per il pubblico, per i cittadini, per tutti. Ebbene, noi vi diciamo, questa nostra esperienza, quello che abbiamo fatto, può essere messo a disposizione dell'istituzione, se l'istituzione sceglie un'altra strada rispetto a quella che ha attraversato nel passato. Secondo noi, lei Presidente, ma forse anche il Sindaco Marino, ma forse addirittura meglio il Presidente della Regione Zingaretti, dovrebbe
costruire una delega speciale al Santa Maria della Pietà. Una delega per portare avanti questi obiettivi che possono essere condivisi dall'istituzione locale. E questa delega la dovrebbe dare a noi, gratuitamente, come gratuitamente abbiamo fatto tutto quello che in questi anni abbiamo fatto. Perché questo sarebbe il segno di un rinnovamento, questo sarebbe il segno del dire forse su alcune questioni su cui l'istituzione non è stata in grado di gestire, forse la cessione di sovranità ha un senso. E perché forse abbiamo tanti motivi, tante ragioni per cui la subalternità che ha caratterizzato le istituzioni pubbliche rispetto ai grandi poteri sanitari in questa regione, privati ma anche pubblici, probabilmente non avrebbe grande presa. Bene, l'ultima cosa la dico al pubblico che è venuto, alle cittadine, ai cittadini e anche e soprattutto alle mie compagne e ai miei compagni dell'associazione che faticano in questo luogo da anni. Io penso che noi non riusciremo con questo dibattito a trasformare miracolosamente il Santa Maria della Pietà. La nostra esperienza ci porta a dire che non sarà così. Speriamo di mettere un altro tassello, un pezzettino, di fare un passo in avanti in questa vertenza così lunga. Però crediamo che sia invece un miracolo il fatto che stiamo ancora qui a parlarne e ci assumiamo soprattutto il merito che il Santa Maria della Pietà non sia stato dimenticato dalla storia di questo territorio, che non si sia chiusa questa partita, che non si sia chiusa definitivamente, come molti, tanti, quasi tutti avrebbero voluto. Ci rivendichiamo questo merito e pensiamo che per questo valga la pena la fatica che attraversiamo quotidianamente e valga anche per altri che non hanno attraversata con noi la possibilità di investire energie, risorse, voglia, disponibilità per continuare questa battaglia, che non è una battaglia piccola, che non è una roba che ha a che fare con una singola vicenda. Un cittadino un po' di tempo fa, senza alcuna sollecitazione da parte mia, mi ha detto: ma questo, il Santa Maria della Pietà, è l'emblema di come va il nostro paese. È per questo che noi, alcuni di noi da 17 anni, abbiamo scelto di batterci per l'uso pubblico, culturale, sociale del Santa Maria della Pietà. Grazie. Quindi passo la parola a Fabrizio Modoni, consigliere municipale di Sinistra Ecologia e Libertà. Grazie, buonasera a tutti. A me è l'ingrato compito di aprire gli interventi delle rappresentanze istituzionali. Voglio dire innanzitutto che dalla rappresentazione che Massimiliano ha fatto, soprattutto dall'indicazione di quei due demoni, viene chiaramente individuato il rischio che si corre in queste circostanze, quando si tratta di decidere di una situazione così delicata e così importante e fondamentale qual è il Santa Maria della Pietà. Oscillare dal vorrei ma non posso, non è mia competenza, non ci sono i fondi, oppure dal immaginare grandi progetti. Certo che è difficile, volendo immaginare qualcosa per il Santa Maria, partire con una parcellizzazione degli interventi, con una ripresa di un luogo per volta, una iniziativa per volta. L'idea è sempre quella di muoversi in maniera ampia, in maniera più strategica. Quindi cercare di mantenere il metro delle attività e delle misure in un ambito ragionevole e fattibile. Devo dire che io ho raccolto l'invito che Massimiliano ha mandato a vari consiglieri di presentare un emendamento alle linee programmatiche della maggioranza con una prassi non sempre consueta. Indicando la tematica della centralità di Santa Maria della Pietà, un emendamento che è stato recepito dal Presidente Barletta nelle esposizioni delle linee programmatiche, un emendamento che appunto tendesse a porre maggiore attenzione sull'esigenza di dare il giusto valore alla centralità di Santa Maria della Pietà, ripartendo da quelli che erano gli spiriti e le intenzioni, quantomeno del capitolato del 2007 del protocollo d'intesa. Da lì bisogna, secondo me, ripartire perché con tutti i limiti e con la dimostrazione ormai storica e scolpita dell'occasione persa di realizzare qualcosa per il Santa Maria della Pietà, da lì c'erano i presupposti per poter creare un tavolo, chiamiamolo come vogliamo, un'intesa tra le diverse istituzioni che hanno competenza e svolgono attività all'interno del Santa Maria della Pietà per poter riuscire ad arrivare ad un utilizzo razionale, pubblico e soprattutto
rispondente alla legge. Santa Maria della Pietà non può essere più destinato a sanitarizzazione di natura psichiatrica, perché lo dice la legge Basaglia. Quindi quello che l'ASL sta tentando di fare, o sta facendo già in parte, deve essere ovviamente respinto con forza. Quindi bisognerà intervenire in questa maniera negli ambiti che ci consente la norma, pure noi come Consiglio Municipale, ma sicuramente abbiamo possibilità di interlocuzione con le altre istituzioni. Quindi in questo senso secondo me bisognerà muoverci. Chiedeva Massimiliano in che direzione andranno le istituzioni. Io ritengo che la strada che noi intenderemo perseguire è quella della partecipazione, lo abbiamo detto e ridetto continuamente nel programma, e vorremmo che questo si traducesse poi in un modus operandi concreto, per cui partecipazione, collegamento con le esperienze delle associazioni, quella con la vostra, con quella di altre associazioni, ascolto di quelle che sono le idee, i progetti anche dei cittadini, delle associazioni, e poi un confronto su quello che è possibile fare. I fondi è un problema, lo sappiamo, ma ci sono anche altri modi di reperire fondi, ci sono fondi europei, ci sono tante altre possibilità, non facili, perché se fosse facile sarebbe molto facile risolverlo e prendersi anche il merito di averlo risolto, e quindi... Scusate, mi ha interrotto lui lo fa per non interrompere, mette il fogliettino 2 minuti, poi 3 minuti, 4 minuti, è carina, comunque mai dato il tempo, d'accordo. E io non voglio dilungarmi oltre, voglio ascoltare i cittadini soprattutto, quindi magari nel secondo giro, anche ascoltando quello che saranno gli interventi e gli spunti che verranno dal dibattito, casomai rispondere. Grazie. Passo quindi la parola a... oppure di Colabello, dai. Sì, infatti pensavo di fare... a Colabello e consigliere e assessore, se non sbaglio... No, perché era, mi presento io, capogruppo. Ah, capogruppo, ho sbagliato. E del Partito Democratico in Municipio 14. Grazie. E il mio nome è Julian, però c'è sempre qualche problema, perché in latino è Julian, anche la nome. No, sono il capogruppo del PD... e per carità non assessore, visto che abbiamo appena fatto la giunta, e però ovviamente porto l'ottica di una nuova compagine consigliare all'interno del Partito Democratico che si è affermata e che adesso dovrà comunque affrontare tutta una serie di questioni che, come bene sa Massimiliano e poi insomma anche l'ex Lavanderia, è un tema che andrà sviluppato e non sarà semplice da fare. Non nascondo un briciolo di emozione, insomma, intervenire oggi qui, perché a differenza probabilmente del passato, alcuni di noi, io per primo, ci siamo formati in questi 5 anni di lavoro territorio anche qui dentro Santa Maria della Pietà. Ricordo già quella giovanile, le campagne per l'acqua pubblica piuttosto che per il recupero del Santa Maria, e da quello io come persona, come Julian, e credo anche all'interno del dibattito del partito, riparto come esperienza per fare tutte le valutazioni e aprire ovviamente un dibattito, perché Santa Maria, se è un bene comune, ovviamente è un bene che va gestito e strutturato a seconda poi di quella che è la necessità di riconoscerlo come centralità urbana pubblica a disposizione dei cittadini, non per istanze politiche di parte, ma perché è scritto nel nostro piano regolatore generale. E se io ricordo tutto quello che è stato fatto per arrivare a questo giorno, ricordo anche che le questioni che ci si paravano di fronte erano sicuramente quelle del protocollo del 2007, ma anche questioni molto più elementari. La prima istanza, la prima denuncia che facemmo fu ad esempio sulle 2 discariche a cielo aperto che erano ai 2 punti, uno di qua e uno lì in fondo, che tra l'altro avevano ancora al loro interno come oggetti parte delle cose tolte dai vari padiglioni, e che ci portò a ragionare anche ad esempio sul fatto che il primo passaggio elementare è la cura del parco, perché noi dobbiamo discutere ovviamente degli immobili, dei padiglioni eccetera eccetera, ma in realtà è evidente che sia i percorsi che le stesse fontane, la stessa ex lavanderia ha fatto una bellissima azione su quello, sono in una situazione ancora di gestione e manutenzione a dir poco precaria. E io vi dico anche come affrontai e ho affrontato poi il dibattito anche all'interno del partito sulla questione del protocollo del 2007.
con delle posizioni abbastanza particolari. Infatti Massimiliano diceva sempre, beh, poi non sappiamo cosa succederà, ma sicuramente non ti faranno mai fare l'assessore, hanno fatto fare il capogruppo, ma vediamo cosa succede. E il tema sul protocollo del 2007 era esattamente quello che in parte si denunciava, cioè il fatto di un progetto generale faraonico, che faraonico comunque molto ambizioso, che poi si è scontrato ovviamente con una serie di impedimenti, diciamo sostanzialmente il ritiro da parte di Frati della disponibilità di decine e decine di milioni di euro di intervento, e che ha comportato anche da parte mia, allora ero un semplice militante del Partito Democratico, l'osservazione per cui ad oggi, dopo praticamente 20 anni, Santa Maria non trova ancora una sua sistemazione definitiva. E quindi credo che l'impostazione migliore, che viene anche dalle posizioni che diceva Massimiliano dell'ex lavanderia, ma in generale della cittadinanza, per cui ricordo anche la dura protesta nei confronti del protocollo del 2007, che oggi viene canonizzata, come diceva Massimiliano, con un'osservazione semplice e elementare, cioè dal punto in cui siamo arrivati, addirittura anche il protocollo del 2007, che era stato oggetto di forte critica, in parte io ero d'accordo, in parte no, poi ne discuteremo oggi e successivamente, e quel protocollo comunque oggi viene visto, almeno nei suoi principi generali, come un protocollo che almeno rappresentava un percorso da seguire. Allora, per il mio atteggiamento, anche il modo in cui insomma mi pongo, penso che lo stesso gruppo consigliare abbia intenzione di affrontare la questione, credo che quella che alcune volte viene definita in modo dispregiativo la politica dei piccoli passi non sia affatto una posizione, diciamo, da non tenere in considerazione, anzi, cioè nel momento in cui noi dobbiamo intervenire per tutelare il parco del Santa Maria della Pietà, i primi passaggi sono la manutenzione dei percorsi e delle fontane. La questione della pedonalizzazione, io aprirò la questione anche all'interno del gruppo, sono abbastanza d'accordo, anche perché poi alla fine mi è stato risposto anche in campagna elettorale, è però quando parlavo del collegamento ad esempio tra la stazione e Santa Maria, mi dicevano ci sono 500 metri da fare a piedi. Beh, se ci muoviamo rispetto a questo punto di vista, ovviamente non riusciremo mai a pedonalizzare nulla nella nostra città, e dico non solo riguardo ai lavoratori ma anche riguardo ai cittadini che alcune volte pongono questa questione. Allora, se la nostra è una battaglia politica, è anche una battaglia culturale, nel spiegare alle persone che comunque la camminabilità è una risorsa, è anche qualcosa che non fa bene solo alla cosa pubblica ma anche alle singole persone. Sono dei lampi, perché poi appunto la questione che poi si innesta nel rapporto con la ASL andrà tutta da sviluppare. Io ovviamente come dire, raccolgo il fatto che la ASL è uno degli attori all'interno di questa questione del Santa Maria e non può essere, diciamo, la stella guida che decide sostanzialmente come viene gestito un patrimonio che poi appunto è pubblico e non è della ASL. Quindi, ripeto, l'impostazione che dovremmo, a mia opinione, dare a questo discorso è veramente la politica dei piccoli passi, onde evitare che progetti troppo ampi e organici comportino che il parco rimanga il parco rimanga nelle condizioni in cui è oggi. Quindi da questo punto di vista c'è la massima disponibilità. Insomma, vi ringrazio per l'invito, insomma, è un onore e un piacere. Grazie. Grazie per esservi mantenuti entrambi nei tempi, anzi Modoni è stato anche più generoso. E passo la parola a Marco Terranova, consigliere municipale del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti, per chi non mi conosce io sono Marco Terranova, ero candidato presidente al municipio per il Movimento 5 Stelle, i cittadini hanno voluto diversamente, quindi oggi diciamo su quella sedia siede Valerio Barletta, rispettiamo ovviamente il voto dei cittadini che è sacro. E ringrazio Massimiliano per l'ospitalità, e se vogliamo parlare di emozione, permettetemi, sono uno dei più anziani probabilmente al tavolo, e quindi sono anche una delle persone probabilmente dal punto di vista anagrafico ha avuto modo di conoscere Santa Maria della Pietà quando non era in questa configurazione. Io ricordo che da ragazzo facevo parte delle associazioni nella parrocchia, insomma delle associazioni giovanili, e venivamo a Santa Maria della Pietà per fare visita alle persone ricoverate, insomma per portare un po' di solidarietà, di conforto. Quindi l'ho conosciuta ben prima della legge Basaglia e della modifica giusta che c'è stata per portare questo disagio fuori da questo posto, perché la ghettizzazione
uso questo termine forte, non è spesso, anzi non è mai direi la soluzione per risolvere un problema. Approvo, diciamo, e condivido il discorso che ha fatto Massimiliano sulla novità che la nostra forza, il nostro movimento, diciamo, introduce, che è una nuova modalità di fare politica, cioè quello di essere istituzione stando dall'altra parte del tavolo, insomma lì insieme a voi. Il punto è proprio questo. Ho sentito parlare della ASL che gestisce, della proprietà pubblica, vuol dire che questi luoghi dove siamo questa sera e così via sono dei cittadini, non niente di più. Chi è demandato alla gestione deve sempre tenere presente che in realtà i datori di lavoro di chi gestisce il patrimonio pubblico siamo tutti noi cittadini, appunto, che siamo i veri proprietari di queste strutture. Il discorso sulla Santa Maria Pietà è un discorso complesso e affrontarlo in 5 minuti di colloquio è assolutamente improbabile e improponibile. Sentendo le cose che ha detto Massimiliano sulla pedonalizzazione, la navetta elettrica, mi sembra un po' di ripercorrere quello che abbiamo fatto nei nostri tavoli di lavoro quando preparavamo il programma per presentarci alle elezioni amministrative. Quindi sono cose che ovviamente non solo abbiamo sposato, ma riteniamo essere far parte del nostro DNA, e quindi su questo siamo assolutamente pronti a collaborare. E crediamo pure che la partecipazione, quella vera, sia un punto di attenzione da dover tenere presente per le istituzioni, perché partecipazione non vuol dire semplicemente ascolto quello che dicono le associazioni, i cittadini, e alla fine poi decido e faccio in relazione a quelli che sono poi i poteri della politica, i poteri dell'amministrazione, i poteri di chi comanda e gestisce. Il potere deve essere realmente dei cittadini, per cui quando si ascoltano i cittadini, poi in relazione a quelli che sono i processi democratici si deve proseguire su quella linea. Quindi la proposta su questo è un tavolo partecipato con gli attori che sono stati protagonisti in questi anni, anche chi con delle dure battaglie, diciamo, ha salvaguardato l'identità di Santa Maria della Pietà e ha permesso che oggi, come diceva Massimiliano, possiamo stare ancora qui a parlarne malgrado i problemi. Quindi la cosa importante è capire cosa i cittadini desiderano che le amministrazioni facciano. Noi saremo, anche se opposizione, disposti a collaborare con l'amministrazione perché questi progetti e questi sogni vengano realizzati. Grazie. Finalmente la parola a Valerio, che ha aspettato finora per ascoltare tutti e ora darci il suo punto di vista. Grazie, ma io poi mi scuso, appunto, dovevo già essere da 36 minuti al Salone delle Tre Fontane a questa cena, la prima iniziativa poi con Marino e Zingaretti dopo le elezioni, ma non è un problema, sicuramente nessuno si renderà conto del mio ritardo. Invece quello che era importante era ascoltare quantomeno gli interventi che ci sono stati e i primi contributi, compresa la relazione di Massimiliano. Poi mi scuso con chi, diciamo, dopo purtroppo non potrò ascoltare, però sono sicuro che, insomma, se ce ne sarà la volontà, ecco, cercheremo le occasioni anche per capire come e in che modo verranno tratte le conclusioni. Io vi ringrazio davvero, insomma, dell'invito. Mi ha fatto molto piacere, insomma, quando in un'occasione come questa, all'interno del Santa Maria della Pietà, e poi in una giornata, quella subito successiva alla presentazione delle linee programmatiche, mi si chiedesse di partecipare, insomma, e credo che questo senso mi sforzo di leggerlo ovviamente con quello che oggi rappresento all'interno del territorio e con il ruolo che, insomma, devo portare in ogni passo sul nostro territorio e all'interno della città. Quindi, come tante volte uno arriva e cammina da cittadino, oggi mi rendo conto che prendere una posizione come il primo cittadino di questo municipio mi pone di fronte alla necessità di prendere in considerazione tutti i punti di vista, e credo che la qualità degli interventi, insomma, questo lo faccia capire ancora di più in modo chiaro. Alcuni degli interventi sono stati di una precisione unica, insomma, che caratterizzano poi quello che è lo studio su questo spazio, su questa parte di città in particolare. Altri un po' di cuore, direi, quelli più provocatori, più radicali. Alcuni sono di amici che, insomma, da tempo fanno battaglie assieme a noi. Penso a quello di Paolo sulla sua idea del Ministero dell'Agricoltura qui dentro, e credo che in parte questi interventi rientrino un po' in quella seconda fattispecie dei rischi
che poneva Massimiliano, quello del vagheggiare su quello che può essere un assetto del Santa Maria. Ora Paolo sicuramente non ce ne vorrà se lo annoveriamo all'interno di quel calderone, anche perché poi lui è di natura un provocatore, come tanti di noi, come tante esperienze che questa sera hanno voluto dare il contributo, esperienze di provocazione in parte, ma di rivendicazione, penso all'Unione Inquilini, Urban Experience, la stessa Cobra Corp e l'ex lavanderia, insomma a volte le rivendicazioni passano anche per delle provocazioni. E quello che io credo che sia importante, proprio per evitare di vagheggiare però in questo futuro che diventa soltanto fumoso, è ricordare, questo va dato atto alla storia di questo posto, prima che di ciascuno di noi, di quello che significa essere all'interno del parco del Santa Maria della Pietà. E un caso che io mi convinco, diciamo, anche del fatto che non sia casuale, che siamo a ridosso del centenario dell'apertura del Santa Maria della Pietà. Il 31 maggio del 2014 ricorrerà il centesimo anniversario, il centenario dell'apertura di questo spazio, e poi questo è descritto in modo chiaro proprio lì al Museo della Mente, la storia di quei primi pazzi, così, no? Allora, i primi pazzi che venivano nel manicomio nel 1913, i primi già arrivavano qualche mese prima e poi dopo, e in quegli anni non c'era nessuno di noi, quindi non lo rivendico per paternità o perché lo vidi con i miei occhi, ma perché fa parte della storia. E quella stessa storia credo che debba rimanere assolutamente non solo nella denominazione di un parco, ma nella forza che quel parco ha, perché se oggi il parco del Santa Maria della Pietà può avere la forza che rivendichiamo, che vogliamo difendere, ce l'ha perché è il Santa Maria della Pietà e perché c'ha una storia, altrimenti, e vado a una provocazione in questo senso, un costruttore qualsiasi ce lo rifà uguale, anche migliore, anche con un manto stradale migliore, a 200 metri di distanza, ma non ha il senso che acquista questo luogo per quello che è stato, per quello che deve essere. E quella stessa difesa storica di questo spazio ci pone di fronte alla necessità di mettere lì l'argine sulla sanitarizzazione, sull'ospedalizzazione, sull'idea che qui dentro possano rimanere e permanere quei servizi di tipo psichiatrico, post riabilitativo, sempre sul settore psichiatrico. Quella è la forza di questo. Questo non è un parco come il Parco delle Rose che prima veniva citato, non è un'area verde come le tante piccole o grandi aree verdi che possiamo avere all'interno dei territori. Questo è il Parco del Santa Maria della Pietà, una realtà unica non solo su Roma, non solo in Italia, in Europa, ma nel mondo. E il fatto forse che a ridosso del centenario del Santa Maria della Pietà, sono molto d'accordo con quello che sentivo dire prima, ancora nella nostra città, nel nostro territorio, nei nostri quartieri, tra di noi, fuori, non si ricordi la storia di questo luogo, non si conosca la storia di questo luogo, è il segno di un fallimento di una cittadinanza, di una collettività, di una classe politica, senza dubbio, ma è il segno di un fallimento di tutta una cittadinanza che non è riuscita a far capire come è stato possibile in altri luoghi con altre tante importanze quanto fosse importante e significativo il Santa Maria della Pietà. E questo è un fallimento che ci portiamo tutti, no? Credo, in qualche modo. Poi chi più, chi meno, chi le proprie battaglie le ha fatte sull'uso, sul riuso, sull'uso pubblico di questo spazio, le ha fatte sulla storia. E in tanti piccoli passaggi, tante battaglie si vedono. Penso a quelle del Museo della Mente, che in questi giorni rischia la chiusura per la mancanza di finanziamenti, a quella che è la situazione grottesca che viviamo qui dentro al Santa Maria della Pietà, a quella che subisco io dal primo giorno che sono arrivato in municipio, ormai 30 giorni fa, e ho trovato la convenzione fatta dal municipio in pompa magna, che sperava di poter entrare prima della fine delle elezioni, diciamo, all'interno del padiglione 16. Abbiamo aperto la porta al primo piano e dentro volavano i piccioni, i topi. Questa è la situazione di questo parco oggi e tante altre che sono state dette, insomma, sulle quali non vado. Ma visto che questo è l'approccio che credo di dover avere, assolutamente voglio togliere, diciamo, dal tavolo uno spirito che sia quello rassegnato sul parco di Santa Maria della Pietà, e penso sia giusto che il presidente di questo municipio non abbia un approccio di questo tipo, ma che al contrario provi a, ancora oggi, con tutte le difficoltà che ci sono state, a rivendicare quella che è una propria visione, che è la visione che si è costruita, consolidata, rafforzata con il contributo di tanti cittadini con i quali anche all'interno dell'officina programmatica abbiamo scritto quel pezzo di programma che riguarda questo luogo e che ci porti, diciamo, nella condizione di aver fatto delle scelte che rivendichiamo. Io
umilmente per primo anche nella costruzione della lista del Partito Democratico. Giulian lo ricordava prima, insomma, abbiamo fatto delle scelte importanti sugli uomini e le donne che rappresenteranno la proposta politica di un pezzo del centrosinistra. Per altri compagni era ancora più facile forse sull'idea del Santa Maria della Pietà. Oggi gli uomini e le donne che dovranno rappresentare all'interno delle nostre istituzioni l'idea del Santa Maria della Pietà, so che ce l'hanno ben chiara qual è l'idea del Santa Maria della Pietà, e chi forse fino magari anche a qualche tempo passato ha rappresentato un pezzo di storia del centro-sinistra, oggi non la rappresenta più. Non è stato facile, perché l'avevamo detto anche prima delle elezioni, rinunciare a dei pezzi di storia lì dentro significava qualcosa, anche di storia di questo luogo, no? Pensate a quello che è anche la ASL e altro, però lì si fa una scelta, insomma, una scelta radicale che veniva portata prima, diciamo, con quella radicalità, con quel dualismo tra un approccio, diciamo, sanitarizzazione, quindi la lettura della ASL, uso pubblico e quindi le battaglie del Santa Maria della Pietà, dell'ex lavanderia, che credo ci aiutino fino a un certo punto, ma fino a un certo punto, perché forse proprio quella radicalizzazione, diciamo, del conflitto ci ha portato al punto in cui siamo, a quel fallimento di cui parlavo prima. E dicevo, non solo cambiare gli uomini e le donne, perché poi passiamo anche noi dopo 100 anni di Santa Maria della Pietà, figuratevi, diciamo, la presenza di un presidente di municipio, ma le aspettative, le idee, i progetti che vogliamo, diciamo, seguire, e lo sforzo, credo, di guardare in alto, per cui la battaglia che faremo, insomma, che faranno tutti i consiglieri, gli assessori, prima era qui presente il vicepresidente Errani con una delega specifica all'ambiente, alla riqualificazione urbana e al turismo, proprio messe insieme, perché anche questo non è casuale, con l'idea che dobbiamo seguire tutti i temi, dai piccoli temi, ma credo io in prima persona di dover provare a fare questo sforzo ulteriore di visione grande, chiamando tutti a partecipare. L'ho fatto ieri, prima delle elezioni, quando ci siamo confrontati su questo tema, lo continuo a fare oggi, lo rifarò domani, ma perché di quello sono convinto. Con tutto che certe battaglie, certe delusioni, certe delusioni vissute sulla propria pelle, non le sento mie, me ne rendo conto, ma credo che ci sia un dovere civico in questa fase per chi rappresenta oggi i cittadini di questo territorio di farlo con lo sforzo, di portarla quella visione. Non a caso il primo consiglio l'abbiamo fatto qui all'interno del padiglione 26, abbiamo chiesto ospitalità in punta di piedi, ma siamo entrati gratuitamente dentro un padiglione della ASL per fare il consiglio di convalida degli eletti. E è stato anche quello un messaggio che volevamo dare, e dopo quel passaggio, diciamo, ho voluto incontrare il direttore della ASL, e anche lì, insomma, gli uomini e le donne, dicevo prima, forse chi porta le idee pure sulle proprie gambe qualcosa vorrà dire, e è stato per me un appuntamento molto positivo quando parlavo dei temi che sono questi, anche della pedonalizzazione, l'idea che ci fosse un asilo aziendale all'interno del Santa Maria della Pietà, piuttosto che le idee che abbiamo scritto nel programma di avere qui un centro culturale dedicato a Maria Angela Melato, sul quale dopo spendo pochi secondi. Ho trovato un'apertura di credito di chi forse, non lo so, o perché ha timore di andare via tra poco sulla rinomina di Zingaretti, o forse perché quelle idee le può seguire, con l'ambizione coraggiosa di vivere questo anniversario, questo centenario del Santa Maria della Pietà come una grande occasione. Così è stato l'incontro con Pompeo Martelli, così è stato anche l'incontro con Lorenzo Sommella, il direttore del San Filippo Neri, che ancora occupa i padiglioni 90 e 90 bis, con i quali abbiamo ragionato anche della possibilità che un domani prossimo, ma deve essere, quei padiglioni possano essere riaccorpati nell'edificio definanziato dalla Regione Lazio, l'ipotetico edificio, e del San Filippo Neri, sul quale farò anch'io una battaglia, perché anche quella parte di sanitarizzazione lasci il Santa Maria della Pietà. E così ho portato qui sabato mattina della scorsa settimana, abbiamo fatto una passeggiata insieme proprio al Museo della Mente, il presidente delle IPAB riunite di Roma, al quale provocatoriamente ho detto: ma se ti dessimo un padiglione ce li investiresti 500.000 euro per fare delle attività di uso pubblico? Certo, ci facciamo un bello ostello. Ovviamente era completamente all'oscuro di tutta la storia degli ostelli. La settimana successiva, quindi lunedì scorso, abbiamo contattato il presidente dell'Associazione Italiana degli Ostelli della Gioventù per capire se questa cosa era fattibile, perché a quel tavolo che dobbiamo creare, sul quale ci siamo impegnati in campagna elettorale, ancora oggi lo dico, quel tavolo che deve preparare il centenario del Santa Maria della Pietà, io ci voglio arrivare con tutte le proposte chiare, le idee di finanziamenti, di come possiamo procedere per gradi sicuramente, ma con un'idea del parco che è quella che abbiamo detto prima. E quindi quando abbiamo inserito all'interno del programma l'idea che ci potesse essere qui un centro culturale dedicato a Maria Angela Melato, l'abbiamo fatto nell'idea del tracciato di quelli che già sono i centri culturali della città di Roma, che esistono nel quadrante est, sud,
nord e nel nostro no, quelli dedicati a Elsa Morante, Aldo Fabrizi, a Gabriella Ferri, e noi proponiamo di farlo qui, dove poi è morta per giunta Mariangela Melo, dentro al padiglione dell'Antea, e così su tutte le altre situazioni. Io credo che dentro un progetto grande rientri tutto, cioè rientri la pedonalizzazione perché ha senso a quel punto, rientri la battaglia per le altre persone non umane come veniva detto prima perché ha senso, rientri la battaglia contro l'ospedalizzazione e la sanitarizzazione perché è il Santa Maria della Pietà, ma se non abbiamo assunto l'idea che questo luogo ha quell'importanza, che quelle battaglie le assumono, il resto sembreranno piccole cose. Allora le piccole cose arrivano se c'è un pensiero grande, credo che questo pensiero grande esiste, fa parte della storia che già è presente, che voglio provare in qualche modo ad abbracciare, a portare dove deve essere portata e a rappresentare da qui ai prossimi anni, e sono convinto che lo farò appunto con gli uomini e le donne che sicuramente rappresentano già la maggioranza del municipio, ma sono convinto, perché questo è stato un sentimento che ho percepito già dalle prime battute, anche con gli altri consiglieri, che rappresenterà il lavoro dei consiglieri, ad esempio del Movimento 5 Stelle, e auspico anche di altre minoranze all'interno del municipio, che sono convinto su questo terreno della partecipazione, di una grande conferenza dei servizi che prepari il centenario, dell'idea di una visione grande, e dentro quella grande visione le piccole azioni di cui abbiamo parlato, ci seguirà, sarà con noi su questo terreno. Io finisco, ripeto, ringraziandovi tanto per l'attenzione, ormai sono un paio d'ore che siamo qua, e lancio questo messaggio, che è ancora una volta quello di raccogliere una sfida, nonostante le avversità e le difficoltà che ci sono, ciascuno di noi in qualche modo si è ritagliato un ruolo sociale, ha fatto delle battaglie che non sono delle battaglie proprie, individuali, e questo ruolo sociale che ci siamo ritagliati, che abbiamo scelto, che naturalmente è arrivato oggi, ci impone anche di vivere dei momenti che appaiono difficili, scoraggianti, come dei doveri. Insomma, io credo che non possiamo mancare alla costruzione di questo appuntamento che sarà il centenario del Santa Maria della Pietà, riportando tutta la nostra storia, il nostro dolore anche recente in questo senso, ma l'idea è che solo quella visione grande di difesa del parco di Santa Maria della Pietà può essere la visione vincente per da qui al futuro, che non riguarderà noi in prima persona forse, e che riguarderà le generazioni alle quali parliamo e con le quali speriamo di poter avere un'interlocuzione, che rappresentano il futuro. Io ce la metterò tutta, so che le battaglie, l'avete detto prima, non sono e non saranno facili, anzi sono stimolatissimo dal parlare su tutti gli altri temi, compresi soprattutto quelli dell'urbanistica, di battaglie importanti che abbiamo fatto anche a difesa della periferia. Questa sera il tema era Santa Maria della Pietà, spero di aver dato qualche risposta, mi scuso ancora per il fatto che dovrò andare via, però qualsiasi altra occasione ci sarò sempre. Allora, io ho sentito tante cose e comincerò da quelle. Però prima volevo fare una piccola premessa. Sicuramente tutti sapete che il Movimento 5 Stelle nasce da una sana rabbia di cittadini che vedono le istituzioni assenti, nella migliore delle ipotesi, o addirittura che utilizzano gli strumenti istituzionali per fare altro rispetto al bene pubblico. E quindi adesso questi cittadini, dopo essersi messi insieme, essersi conosciuti, aver sviluppato in rete con tante associazioni i loro programmi, sono entrati nelle istituzioni. Quindi quello che noi faremo per prima cosa riguardo alla legalità sicuramente è il ripristino della legalità anche da parte delle istituzioni. Perché quando si parla di vuoto, qui il vuoto c'è da almeno 17 anni, le istituzioni qui hanno abbandonato questo posto, quindi le situazioni che si sono create e che si sono stratificate in 17 anni sono situazioni determinate dalla necessità di colmare un vuoto che le istituzioni colpevolmente hanno determinato. Quindi non si può pretendere e richiedere la legalità se non si è i primi a darla. Questo penso sia fondamentale. Per quanto riguarda il Santa Maria della Pietà, direi che sono state dette tantissime cose: che cos'era, la storia, cosa vorremmo che fosse, cosa potrebbe essere, cosa non dovrebbe essere. Si parla di partecipazione. Il Movimento 5 Stelle nasce sulla partecipazione, si fonda sulla partecipazione. Perché? Perché noi siamo cittadini che
che esprimono i loro bisogni partecipando, incontrandosi. Ancora prima di entrare in politica, tutti noi facevamo parte di associazioni, di comitati di quartiere, organizzazioni, metteteci quello che volete. Quindi per noi la partecipazione era il modo con il quale ci scambiavamo le idee e cercavamo di capire cosa fare per migliorare la società. Allora, in questo luogo dei cittadini da anni partecipano, creano, mettono insieme le loro intelligenze, studiano e hanno creato oggi una situazione che è quella nella quale ci troviamo, che ha, diciamo, una legittimazione a mio avviso particolare. Il che non significa escludere tutti gli altri cittadini da questo processo partecipato, però significa riconoscere a questi cittadini che da anni sono qui e che, come è stato ricordato più volte, sono stati minacciati e sono stati perseguiti anche legalmente e per adesso hanno anche una condanna penale. Ecco, significa riconoscere a questi cittadini forse un quid pluris. Ma non perché sono più belli e non perché sono arrivati prima, ma perché la loro attività è quella che ci ha permesso oggi, questa sera, di stare qui e oggi di godere e di fruire di questi spazi pubblici, quei pochissimi che sono rimasti, e al posto di invece trovarci strutture dell'ASL. Per cui sicuramente la partecipazione deve essere perseguita e in tutti i modi, però attenzione, con tante cautele, affinché non si ricominci a, come dicono tante persone, reinventare di nuovo la ruota, non si ricominci a fare una partecipazione che duri 5-10 anni e poi continua a non portare a nulla. Pedonalizzazione, navetta, ostelli, sono tutte cose che il Comune si è già impegnato a fare. Passo, siccome mi hanno detto che ho pochissimo tempo, mi dispiace, avrei voluto parlare tanto, ma... 7 febbraio 2005, giusto? Sì, io andavo, non avevo tutta questa memoria, l'ho evidenziato, ma ovviamente, ubi maior. Il Comune ha approvato una mozione il 7 febbraio 2005, con la quale esprime la volontà e l'intenzione di garantire il mantenimento dell'uso socioculturale dei locali della ex lavanderia, attraverso l'affidamento della loro gestione al comitato dei cittadini che attualmente li occupa. Signori, questo è un impegno preciso, non sono chiacchiere, è un impegno preciso che il Comune ha già preso, e di procedere con il recupero della funzione ricettiva dei padiglioni ristrutturati con i fondi del Giubileo 2000, cioè gli ostelli. Allora noi come Movimento 5 Stelle la prima cosa che faremo è quella di chiedere al sindaco Marino il rispetto degli impegni presi, perché questo è fondamentale. Non bisogna ripartire sempre da zero. La storia non è la storia solo del Santa Maria della Pietà, la storia è anche tutto quello che è accaduto sul Santa Maria della Pietà. Allora è vero che adesso vediamo e assistiamo a un proliferare di partiti che si rivestono di un manto bianco e parlano di partecipazione, parlano di bene pubblico, di cose pubbliche, l'uso sociale e tutto quanto, ma questi partiti sono gli stessi che fino a ieri questo protocollo d'intesa, aspetta, non dire la data, stavolta la dico io, 18 aprile 2007, lo so che tu la sai, ma sono gli stessi che questo protocollo d'intesa e questa mozione e tante altre attività le hanno disattese fino a 2 giorni fa. Allora va bene e credo sia importantissimo vedere che da parte delle nuove dirigenze dei partiti ci sia questa apertura, aspettiamoli e mettiamoli alla prova sui fatti, però soprattutto non continuiamo a fare chiacchiere, perché quello che ci è stato richiesto questa sera non sono chiacchiere, è una presa di posizione precisa, e una presa di posizione non può prescindere dagli impegni che l'amministrazione si è già assunta, altrimenti ci prendiamo e ci continuiamo a prendere in giro. Grazie. Brava, brava. Allora, brevissimamente e anche, come dire, con l'aiuto di Virginia, che ha detto delle cose che magari avrei detto in conclusione. Assolutamente, meno male. A volte, insomma, ci aiuta esattamente questo. Allora, io chiudo richiamando l'attenzione
Soprattutto l'attenzione dei cittadini che ascoltano questo dibattito, come hanno ascoltato un dibattito molto simile qui su questo patio nel 2005, come l'hanno ascoltato a novembre del 2004 qua dentro con tutti i capigruppo allora del centro-sinistra, della regione Lazio, c'erano proprio tutti, come l'hanno ascoltato venendo qui durante la campagna elettorale di Marrazzo e trovando Marrazzo che diceva delle cose, come diciamo in tantissimi dibattiti, incontri, e come lo hanno ascoltato nelle assemblee pubbliche che l'Associazione Extramandria ha promosso per discutere in forma partecipativa del protocollo d'intesa del 2007. Molta attenzione, perché quello che sto dicendo è una cosa delicata e che rischia di essere fraintesa, però la devo dire in termini come chiari. L'Associazione Extramandria è contraria all'apertura di tavoli partecipativi sul Santa Maria della Pietà. Perché? Perché suona male, suona strano, ma come la partecipazione, la democrazia, la trasparenza? No, calma. Primo, i tavoli partecipativi si fanno quando è il tempo di farli, cioè prima di decidere e di scegliere. Allora, nessuno deve far finta, era interessante l'intervento di Tiziana Ferrante, che fra l'altro non conosco direttamente, ma di cui ho seguito l'evoluzione perché ha partecipato ai progetti sulla collocazione universitaria qui al Santa Maria della Pietà, e quindi è una persona molto competente sul Santa Maria della Pietà e il suo utilizzo, ma ovviamente inevitabilmente ha perso qualche anno di vicende. Attenzione, esistono e sono esistite le forme della partecipazione, esiste un regolamento partecipativo del Comune di Roma che doveva essere applicato al protocollo d'intesa. Esiste uno statuto partecipativo del Comune di Roma che prevede che le delibere di iniziativa popolare si debbano discutere entro 6 mesi dalla loro presentazione. Esistono delle regole partecipative che prevedono che quando delle associazioni scrivono delle osservazioni a un protocollo, al piano regolatore o a un atto amministrativo, l'amministrazione abbia il dovere di rispondere a queste robe. Ora, se il Santa Maria della Pietà oggi fosse ancora una struttura su cui non avesse pesato la scelta politica di decidere che quelle regole, che quella partecipazione, che quegli strumenti anche formali fossero applicati, allora sì, dovremmo discutere di un Santa Maria vuoto da riempire attraverso la partecipazione e la discussione partecipata. No, noi stiamo dicendo un'altra cosa. Oggi si tratta di risarcire i cittadini della città di Roma di una partecipazione che c'è stata, già, e c'è stata per 17 anni. Le 200-300 persone che hanno partecipato all'elaborazione del progetto di città ideale hanno già partecipato, ma la politica ha scelto che non contava nulla. Quel progetto vale, quel progetto non è uno fra i tanti, è un progetto che un pezzo di cittadinanza ha costruito e che nessuno ha voluto ascoltare. La delibera di iniziativa popolare con la firma autografa di 9.000 cittadini con tanto di riferimenti col documento d'identità, che quando si andava al segretariato generale a portargli se l'indirizzo era scritto male e ti dicevano no, sta firma scusa non vale, quella delibera di iniziativa popolare firmata da 9.000 cittadini vale, c'è, è già stata, è già esistita. I finanziamenti del giubileo e i vincoli di legge a come questi dovevano essere usati già c'erano. Già ci sono stati. Allora noi non stiamo chiedendo l'apertura di un progetto partecipato per discutere del futuro del Santa Maria della Pietà, perché il motivo vero per cui diciamo no al tavolo partecipato è perché la nostra esperienza ci porta a dire che mentre noi facciamo il tavolo partecipato la ASL riempie i padiglioni e le assegna. Questo è successo per 17 anni, non c'è alcuna ragione per cui noi dovremmo pensare che non sarebbe così domani. E voi sì, siete una classe dirigente nuova, no? In termini di rappresentazione delle persone, ma innanzitutto vi portate anche il carico di chi vi ha preceduto. E secondo, chi fa il vicepresidente della Regione Lazio, chi fa il vice sindaco di Roma, chi fa il capostaff dell'assessore all'urbanistica della Regione Lazio, per capirci Smeriglio, Nieri, Fabio Lazzara ed altri, che su questa roba hanno la responsabilità politica di aver negato qualsiasi partecipazione, non è che stanno in pensione,
fanno il vicepresidente della Regione Lazio e il vice sindaco di Roma, uno magari fa il sindaco di Fiumicino e pazienza, insomma non farà più danni, ma quelle persone là oggi sono quelle che dovranno decidere. E noi a fare un altro tavolo partecipativo dopo quello che abbiamo fatto nel 98 con Luigi Neri, non ci andiamo. Perché, scusate, a Roma si dice in un modo che non posso riprodurre in un dibattito, ma insomma, una volta sì, ma due sono troppe. Quindi no, qui si tratta di risarcire e si può fare subito. Allora, per quanto riguarda l'associazione Extralanderia, com'è mia cultura e pratica, tanta è la paura che il tema dell'assegnazione della legalizzazione della ex lavanderia possa essere utilizzato come scambio per ottenere in qualche modo il silenzio e la pacificazione sul trattamento della pietà, che non a caso nel mio intervento manco l'ho citato. Non è che c'è molto da fare, c'è una memoria di giunta firmata Neri Montino nel 2009, dove la regione si impegna alla tutela formale e al sostegno addirittura, quindi, come dire, addirittura quindi anche qualche soldino, dell'associazione ex lavanderia. C'è scritto insieme all'esperienza della cooperativa integrata del padiglione 41, senza tutela, cooperazione integrata al Santa Maria della Pietà, senza tutela. Poi peccato che proprio mentre uscivano le memorie di giunta, contemporaneamente l'ASL RME di quella stessa regione nominata da quella stessa giunta procedeva su via giudiziaria e che quelle memorie rimanevano lì dove erano. L'avete, fra virgolette, l'avete scritta voi quella memoria, mettetela in pratica. Ma noi non chiediamo l'assegnazione e la legalizzazione della lavanderia, perché la legalizzazione della lavanderia è un atto che l'amministrazione pubblica dovrebbe fare per suo vantaggio, non per nostro. Noi tutto sommato siamo sopravvissuti anche senza essere legalizzati. Indi per cui il problema è che se l'amministrazione pubblica non legalizza l'ex lavanderia, è un problema suo, peggio per lei. Peggio per lei perché l'associazione ex lavanderia fa gratuitamente quello che altre realtà associative fanno a suon di finanziamenti. Le officine dell'arte alla Regione Lazio costano 100.000 euro l'anno. Noi siamo a gratis. Quindi sta alla Regione Lazio decidere se questa cosa le fa gioco, le fa comodo, le fa utilità. Visto che non ci sono risorse, insomma. Il bando pubblico sull'assenza dell'ex lavanderia. Rimando all'idea che sarebbe il primo caso a Roma di assegnazione per bando pubblico in uno spazio culturale e saremmo molto onorati che questa fosse la nostra sorte. Però ci stiamo. Il bando pubblico dell'associazione ex lavanderia è il giorno in cui l'ASL RME avrà restituito 25 miliardi alla Regione Lazio in virtù della legge numero 20 del 1997, quando l'ASL RME avrà restituito le risorse che avrebbe dovuto dare ai progetti di salute mentale come stabilito dalla legge 449 del 1997, quando l'ASL RME avrà tolto le strutture di carattere psichiatrico da Santa Maria della Pietà come previsto dalla stessa legge 449 del 1997, quando l'ASL RME avrà risarcito le risorse legate agli arredi finanziati col giubileo che sono spariti dai padiglioni dell'ostello e dai padiglioni della ex lavanderia, quando l'ASL RME avrà restituito i padiglioni che si è impegnata con una firma formale di restituire nel protocollo d'intesa del 2007, quando il Comune di Roma avrà risarcito i cittadini 9.000 che hanno firmato la delibera di iniziativa popolare. Quando questo sarà avvenuto, io credo che sia legittimo, in nome del ripristino della legalità, ragionare di bando pubblico per l'ex lavanderia. Chiudo veramente. Non sono d'accordo con una cosa che ha detto il Presidente Barletta. Ci abbiamo un po' colpa tutti di quello che è successo al Santa Maria Pietà. No. Fino a prova contraria, sulle cose che avvengono, quando dipendono dalle scelte di chi gestisce il potere, le cose avvengono per responsabilità di chi sceglie, di chi decide, di chi ha la facoltà di poter decidere. E se il Santa Maria della Pietà domani sarà migliore di come è oggi, sarà anche merito nostro, ma sarà soprattutto merito di chi avrà la capacità, il coraggio e la forza di scegliere. Scegliere cosa? Non ci sono le risorse? Gli ostelli sono un'attività in attivo per l'amministrazione pubblica. Nel 2004 il presidente dell'Associazione Internazionale degli Alberghi della Gioventù dichiarò
di fronte agli ostelli pronti che l'ASL stava già smantellando, che li avrebbe presi in affitto pagando un affitto congruo e avrebbe pagato il 5% per ogni singola presenza all'interno degli ostelli. Abbiamo fatto un calcolo per approssimazione, 1 milione di euro l'anno.